Grazie, se prendiamo un attimo posto, ripartiamo con questa ultima tavola rotonda prima del break per pranzo. Chiamo qui al tavolo i nostri ospiti, Rossella Muroni, Presidente di Legambiente, prego. Paolo Tomasi, Presidente del CONOU, prego, s'accomodi. Monsignor Paolo Lo Iudice, Vescovo Ausiliare di Roma, prego. Se per cortesia, grazie dell'aiuto dell'amico Francesco Ferrante che ha condotto la sessione precedente. Allora, scusate, c'è troppo rumore in sala. Sì, c'è un po' di rumore di fondo. Per favore, almeno la Legambiente aiutasse a fare silenzio. Grazie. Grazie, Rossella. Allora, io mi presento, sono Sergio Ferraris, il direttore della rivista Quale Energia. Quale Energia è la rivista, nonché il portale web, diciamo, un po' la sorellina minore della nuova ecologia. Ci occupiamo di energia, energie rinnovabili e clima. E in questo senso la tavola rotonda, diciamo, di questo fine di mattinata è per l'appunto su economia circolare e il contributo per il clima. Allora, questioni climatiche sostanzialmente sono un po' all'ordine del giorno, in negativo purtroppo, perché abbiamo avuto a inizio del mese la disdetta, l'uscita, che io giudico temporanea, del Presidente Trump dagli accordi di Parigi. La giudico temporanea perché in un articolo che sta uscendo sul prossimo numero della Nuova Ecologia mi è stato chiesto dall'amico Enrico Fontana di occuparmi proprio di questa questione, e da un'indagine che ho fatto ho notato come gli Stati Uniti in realtà non siano per niente usciti dagli accordi di Parigi. C'è un enorme fermento delle città, degli enti locali che stanno tentando addirittura di bypassare il governo federale, perché i problemi sono seri, esistono. Pensate che la città di Miami viene inondata sistematicamente, spende 400 milioni di dollari l'anno per evitare di diventare come Venezia, non avendone la vocazione, tra parentesi. Nel frattempo abbiamo avuto abbiamo una grossa siccità che sta andando agli oneri, alla ribalta della cronaca in pianura padana. Ho avuto informazioni stamattina, i danni all'agricoltura sono solo enormi. Purtroppo devo dire che si tratta di un fatto annunciato, perché da anni noi comunicatori ambientali, ambientalisti, diciamo che si sta perdendo la riserva di acqua che è nei ghiacciai delle Alpi, e questo è il risultato. Dopodiché l'incendio in Portogallo, la cui virulenza probabilmente è dovuta alla siccità della questione. Per cui, diciamo, le questioni climatiche sono, viva Dio, purtroppo in negativo, alla ribalta degli oneri della cronaca. Però qui ci troviamo a dibattere di un'altra cosa. Economia circolare e clima. L'economia circolare ha comunque dei risvolti sostanzialmente di risparmio di materia, di energia, eccetera, eccetera. Pensate, io faccio sempre l'esempio del ciclo dell'alluminio. Il ciclo dell'alluminio riciclato risparmia il 90% di energia e quindi un buon 70% di anidride carbonica sostanzialmente. In questo senso, questa tavola rotonda vuole mettere assieme sostanzialmente il mondo ambientalista con il mondo delle imprese e il mondo della fede, perché lo scorso anno con l'enciclica Laudato Si abbiamo avuto uno slancio veramente notevole sotto questo profilo, una enciclica
molto ma molto tesa verso l'ambiente e specialmente tesa verso una lettura ambientale che non è esclusivamente legata all'ambiente, ma è anche soprattutto sociale. E da questo deriva, diciamo, il nostro link con l'economia circolare. Per questo abbiamo voluto mettere, diciamo, attorno al tavolo il mondo ambientalista, il mondo delle imprese e il mondo della fede. Avrebbe dovuto esserci anche il mondo della politica, però purtroppo il ministro Gianluca Galletti è stato trattenuto per altri impegni. Bene. A questo punto io passerei la parola a Rossella Muroni. Rossella, facendole una domanda. Rossella, che cosa è cambiato nel mondo dell'ambientalismo da quando, non lo so, da 15-20 anni fa, quando, diciamo, gli ambientalisti in realtà si occupavano anche di tematiche più grandi, però avevano una un'immagine, una visione, cioè quelli che sostanzialmente difendevano chi il passerotto, chi il lupo, chi la balena, eccetera, eccetera. Ecco, che cosa è cambiato in questo periodo dal punto di vista dell'approccio ambientalista, specialmente sotto il profilo della contaminazione con altri mondi, come quelli che sono seduti a questo tavolo? È cambiato il Presidente Nazionale della Lega Ambiente, sicuramente. No, dunque, penso che sia, diciamo, la trasversalità con cui ormai la questione tematica viene, la questione climatica e ambientale in generale viene posta, credo che sia uno dei segnali di una vittoria culturale che una parte dell'ambientalismo ha avuto anche nel nostro paese, proprio perché, insomma, prima la difesa dell'ambiente è comunque parlare di mutamenti climatici un po', diciamo, era un esercizio da visionari, no? Perché c'è stato per lungo tempo un movimento forte, negazionista sui temi del mutamento climatico, ma in generale il tema ambientale era vissuto davvero come un vincolo allo sviluppo, un ostacolo allo sviluppo. Credo che il primo obiettivo che abbiamo raggiunto è far riconoscere in maniera generalizzata, non dico di senso comune, ma comunque ben al di là di un mondo ristretto come quello ambientalista, che l'ambiente non è un limite allo sviluppo, ma invece ne rappresenta un orizzonte importante anche di qualità. E poi sicuramente il tema ambientale è diventato culturalmente un tema condiviso, con un pezzo importante del mondo delle imprese, sicuramente il mondo dei consorzi rappresenta da questo punto di vista una sinergia, una crasi, no, importante tra risoluzione di un problema, sviluppo di un filone economico e il riconoscimento della difesa dell'ambiente come obiettivo principale. E poi negli ultimi anni sicuramente il mondo della Chiesa, da questo punto di vista la Laudato Si, pubblicata, diciamo, nel 2015, ci ha aiutato moltissimo. Noi della Lega Ambiente abbiamo addirittura detto che è stata la spinta propulsiva anche all'approvazione degli accordi a Parigi. Il Papa con quell'enciclica è riuscito ad arrivare alle persone più comuni, cosa che evidentemente, diciamo, il movimento ambientalista aveva in parte fallito come obiettivo, ma con ben altri mezzi, diciamo, ben più ristretti, con un'enciclica che appunto tiene insieme naturalmente il discorso spirituale, una visione anche con meccanismi di geopolitica, con frasi di senso comune, di vita quotidiana, come quelli riguardanti il car sharing, la raccolta differenziata. Insomma, davvero era una cosa inimmaginabile fino a pochi anni fa, che appunto temi come la raccolta differenziata, l'economia circolare, insomma in generale, o il car sharing entrassero in un documento così importante e spirituale come quello di un'enciclica, appunto l'enciclica papale. Credo che sia un segnale molto forte che dovrebbe interrogare anche il mondo dell'ambientalismo, proprio perché
credo che a questo punto muti anche il nostro compito e il nostro obiettivo. Sicuramente c'è un tema della conservazione della natura, ma noi dobbiamo fare un passo in avanti, essere più coraggiosi e capire adesso come poter accompagnare questo sviluppo che riconosce nella questione ambientale non un limite, ma appunto un orizzonte. Se noi ci sottraessimo proprio in questo momento da questo compito, sicuramente più difficile, sicuramente più rischioso, se non diciamo rispetto a quelli di semplici testimoni che un pezzo dell'ambientalismo si accontenta di fare, credo che sostanzialmente perderemo una grandissima occasione, oltre a venir meno a un nostro compito, che è appunto quello di continuare a favorire la condivisione anche di una cultura come la nostra e in più entrare, no, nei processi produttivi ed economici di un paese, ma in generale dell'assetto anche che il pianeta si vuole dare per sopravvivere alla sfida dei mutamenti climatici. Ecco, grazie mille a Rossella Muroni. A questo punto diamo la parola, diciamo, al mondo delle imprese, il mondo imprenditoriale. E, due parole sul prossimo intervento. Il CONOU è il consorzio che si occupa del riciclo degli oli esausti e pochi lo sanno, a livello di informazione, è una delle eccellenze industriali italiane, perché noi in Italia abbiamo un livello di eccellenza sotto il profilo dell'economia circolare che ha pochi pari nel mondo. Abbiamo macchine che permettono il riciclo di cose molto particolari, siamo all'avanguardia persino nella normativa. Pensate che cosa abbiamo fatto sugli shopper, d'accordo, addirittura in anticipo rispetto al resto d'Europa. E siamo anche leader nel mondo per l'appunto nel riciclo degli oli minerali esausti. Una tradizione che deriva sostanzialmente dal fatto che noi non possediamo materie prime, in sostanza. Per cui già fin dagli anni 60, dall'immediato dopoguerra, diciamo, ci siamo posti il problema di utilizzare al meglio le risorse. All'epoca non andava di moda l'economia circolare, probabilmente non esisteva nemmeno il termine in questione. Ebbene, di queste buone pratiche, che all'epoca erano buone pratiche esclusivamente economiche, ne abbiamo fatto tesoro e siamo diventati leader nel mondo su queste tecnologie. E un piccolo appunto: sarebbe il caso che il nostro paese faccia anche delle politiche industriali, diciamo, tese allo sviluppo e all'esportazione di queste tecnologie, cioè un vero e proprio piano di politica industriale fatto sulle eccellenze dell'economia circolare, che sicuramente sono le eccellenze che ci potrebbero permettere di affrontare, anche sotto il profilo dello sviluppo economico, tout court, diciamo, il futuro. Allora, passo la parola al dottor Paolo Tomasi, presidente di CONOU, che in due slide ci illustra, diciamo, quali sono i dati e le pratiche di questo tipo di riciclo. Prego. Più che raccontare quello che comunque vedete in questa slide e nella prossima che proietterò, vorrei andare al succo del problema, cioè noi siamo impegnati non solo perché abbiamo da seguire una legge dello Stato, ma siamo impegnati perché crediamo nel nostro lavoro. Come veniva detto precedentemente, in pratica questa attività, il recupero del lubrificante usato, è una pratica che è iniziata durante l'ultima guerra, perché l'Italia, come uno dei paesi con poche risorse
da mettere a disposizione, cercava di recuperare tutto il possibile. Per cui due leggi dello Stato, uno del 40, uno del 41, anzi regi decreti, perché stiamo allora, hanno detto che il lubrificante usato doveva essere recuperato e riutilizzato. Guardate che da allora è cominciata un'attività industriale relativamente a questo, che ha portato oggi alla realizzazione in pratica e al riutilizzo del 97% del lubrificante che raccogliamo. Questo 97% viene in pratica rigenerato tutto. Che cosa vuol dire? Abbiamo fatto prima, ho sentito degli altri esempi illuminanti, uno molto interessante dell'amico Morandi del Cobat, ci voglio aggiungere uno mio: se noi avessimo disperso quello che abbiamo raccolto, avremmo potuto inquinare due volte il Mar Mediterraneo. Dimensionalmente quindi siamo su dei concetti estremamente pesanti che ovviamente questa nostra attività ha cercato di evitare e lo sta facendo nel migliore dei modi. Ma quando abbiamo cominciato, esattamente 34 anni fa, abbiamo raccolto soltanto il 20% del lubrificante usato che veniva prodotto allora. Siamo arrivati al 97, ma non ci accontentiamo. Guardando questa economia circolare, nel senso che entrano come lubrificanti al consumo, vedete, 401.000 tonnellate, vedete, si segue un percorso. Questo percorso è un percorso di ottimizzazione di quello che viene raccolto. In pratica, dalle 178.000 tonnellate di quello che raccogliamo, poi strada facendo, a parte i destoccaggi e stoccaggi, a parte i trattamenti che facciamo, vediamo che una materia prima pari a 114.000 tonnellate viene reintrodotta. Tenendo conto che il consumo in Italia è di 400.000 tonnellate, vedete che quello che noi riusciamo a recuperare ci riesce a risparmiare circa il 66% delle emissioni al consumo da un prodotto riciclato. Ma quello che volevo dire è ancora un aspetto interessante. Ma chi ha detto che siano recuperabili solo 178.000 tonnellate? In effetti, quando sono arrivate le direttive alla fine del 2015 sull'economia circolare, un tema che ci siamo posti è: c'è da poter migliorare qualcosa rispetto al punto di partenza? E questo miglioramento ci ha indotto a fare un'analisi che sostanzialmente si concentra in questo. Noi stiamo facendo già bene il nostro lavoro, ma a monte, cioè presso colui che stocca del prodotto perché a fine vita, parlo di un'industria, di un'officina meccanica, eccetera, quel prodotto che ci dà può essere qualitativamente migliore? Perché è chiaro che se a noi arriva un prodotto, diciamo, non carico di ulteriori rifiuti, può essere trattato in maniera molto più semplice da una struttura di raffinazione. E quindi è chiaro che la resa complessiva sarebbe migliore. Insomma, quel 178 può diventare un numero decisamente maggiore. E quindi l'efficienza, come in tutte le cose, abbiamo cercato di metterla in evidenza attraverso la costruzione di una strada che prima non avevamo pensato e che invece proprio l'economia circolare ci ha indotto a pensare. Qualche altra considerazione è legata a quello che vedete. Queste sono le quantità raccolte. Si parla di qualcosa come 5 milioni e 580.000 tonnellate. Quindi stiamo parlando di numeri molto importanti e vedete poi attraverso questo dettaglio quello che abbiamo recuperato: 2 milioni e 800.000 tonnellate di oli base, ma anche prodotti energetici, ma anche acqua da trattare, ma anche prodotti, chiamiamoli così, assimilabili a fuel. Questo per quanto riguarda l'aspetto, chiamiamolo così, monetizzabile, quindi 3 miliardi risparmiati sulla bilancia energetica nazionale. Quello che però, del quale andiamo molto più soddisfatti, sono quelle valori che trovate all'interno di quel rettangolo, e cioè sono la parte di ambiente che abbiamo contribuito a non utilizzare, e quindi non abbiamo utilizzato 3 miliardi e 300 mila metri cubi di acqua, non abbiamo utilizzato greggio per circa 7 milioni di tonnellate. Abbiamo evitato emissioni in atmosfera per 1,2 milioni di tonnellate e, sembra strano, ma anche l'impegno di suolo è stato risparmiato in regione di quasi 9.000 ettari. Questo è un dettaglio importante, ma direi che
è soltanto la base per poter fare meglio per il futuro. Bene, io ringrazio il dottor Tomasi e tenete conto che questa slide che ci ha illustrato fa il punto dal punto di vista monetario, se non sbaglio, solo i 3 miliardi sono solo di risparmio sulla bolletta, se non sbaglio, per cui bisogna considerare anche il valore, diciamo, di quegli dati, diciamo, per così dire, ambientali, perché all'interno, diciamo, di una valutazione complessiva dell'economia circolare, quei dati vanno computati in termini di valori, d'accordo, che è una cosa abbastanza inedita sotto questo profilo. Io a questo punto passerei la parola al Vescovo Lo Iudice e facendogli una domanda, perché oltre alla Laudato Si, che sicuramente ha un'importanza fondamentale perché si occupi d'ambiente, recentemente il Santo Padre si è anche occupato di lavoro e lo ha fatto con più volte e con degli interventi estremamente incisivi, insomma. Ora, una domanda, una mia curiosità, che però penso che possa anche incontrare la curiosità delle persone che ci seguono. Il mondo della Chiesa trova, che tipo di sintesi trova tra le questioni ambientali e le questioni sociali? Ce ne può parlare un attimo, anche rispetto, diciamo, qui siamo a una tavola rotonda sul clima, il clima si sa è omnicomprensivo sotto questo profilo. Ecco, qual è la vostra idea sostanzialmente di coniugazione tra i contenuti sociali e i contenuti ambientali? Io glielo chiedo perché noi veniamo da un'esperienza dove specialmente qui in Italia, sotto il profilo politico, diciamo, le questioni sociali si sono sempre contrapposte in realtà alle questioni ambientali. Io negli anni 80 e 90 mi occupai della questione dell'acne di Cengio, dove c'era una frizione micidiale tra chi non voleva l'inquinamento e chi voleva il lavoro, però ancora oggi pensiamo alla questione, per esempio, legata all'Ilva, dove questa contrapposizione è ancora presente. Molto spesso, diciamo, sia nell'opinione pubblica sia nella politica, queste due tematiche sono contrapposte. Ecco, voi, la Chiesa, diciamo, invece si occupa di entrambe le tematiche. In che maniera voi le vedete unite sostanzialmente e che risvolti può avere, diciamo, questa vostra visione d'insieme verso, diciamo, l'opinione pubblica, il mondo dei fedeli e così via? Grazie. Grazie a voi. Sì? Sì. Grazie a tutti voi. Buongiorno. Sì, infatti qualcuno mi chiedeva prima di iniziare l'incontro che ci fa un vescovo in un contesto di questo genere, dove appunto non sono né un imprenditore né presidente di qualche associazione ambientalista, ma come ci è stato già detto, questa enciclica 2 anni fa ha riportato un pochettino al centro una riflessione importante che trova le sue radici da sempre, non solo nella riflessione della Chiesa, ma nella riflessione precedente, cioè già nel pensiero biblico. Già la Bibbia, se la sfogliamo nelle primissime pagine, troviamo con i cosiddetti racconti della creazione, chiamati così, una relazione profondissima tra l'essere umano, la persona umana e l'ambiente che lo circonda, quindi il mondo o la creazione, così come è chiamata nel contesto biblico. Quindi è qualcosa che appartiene, il mondo in qualche misura fa un tutt'uno con la presenza dell'uomo, dell'essere umano nel mondo. E la Chiesa nasce per aiutare l'essere umano a indirizzare la sua vita
nelle dimensioni più importanti, più significative, di maggior valore, sulle cose che contano di più. La Chiesa nel pensiero di Gesù e nel pensiero del Vangelo nasce per aiutare l'essere umano ad essere sempre più uomo e sempre più profondamente uomo, uomo, persona, in tutte le situazioni, in tutti i periodi storici o, come si dice, alla fine di uno dei Vangeli, fino alla fine dei tempi, fino a quando esisterà. Il problema di questo rapporto, secondo me, tra, potremmo dire, attenzione sociale e attenzione ambientale. Intanto la Chiesa già non è di oggi, non è di questi tempi l'attenzione al sociale, come ricorderemo fin dalla Rerum Novarum, dalla fine dell'Ottocento, siamo a una riflessione attenta su quello che è il mondo della società, su quello che, diciamo così, stava succedendo. Proprio perché la Chiesa, anche se questo è successo nella storia, ma la Chiesa non può essere disattenta a quello che accade nel mondo, perché rischia di crearsi una sorta di nuvola, di isola. Invece la Chiesa in qualche modo è dentro il mondo, fa parte del mondo e cerca di aiutare il mondo, appunto, a, come vi dicevo, a indirizzarsi verso i valori più giusti. Certamente questo Papa, con questa enciclica, che di per sé nel suo genere letterario è un inedito, perché appunto ci sono state tante encicliche sociali, a partire proprio da quella, da quella Rerum Novarum, la Populorum Progressio di Paolo VI, e anche le encicliche sociali di Giovanni Paolo II, ma mai si era praticamente così, diciamo, mai ci si era concentrati in una maniera così specifica su tutto quello che riguarda la relazione tra la persona e l'ambiente. Io credo, una precisazione alla luce della domanda che mi è stata fatta, secondo me, quando si dice la Chiesa cosa pensa, sono, appunto, bisogna un po' focalizzare, perché la Chiesa pensa in quello che sono gli insegnamenti magisteriali, innanzitutto il Papa, ovviamente, come capo, come primo responsabile della Chiesa, i vescovi che collaborano con lui e così via, insomma, no? I parroci, la cosiddetta gerarchia. Ma la Chiesa è anche e soprattutto, anzi, è il popolo di Dio. Quindi quando si dice Chiesa si dice tutti i credenti, tutti i battezzati che si coinvolgono in questa esperienza, in questo cammino. Su questo, proprio per essere onesti, cioè la Chiesa non è un gruppo, un'impresa, una cooperativa, è qualcosa di molto più complesso, se vogliamo, perché al suo interno porta dentro di sé tutto e il contrario di tutto. Quindi ci sono e ci saranno, ci sono state anche riflessioni diverse, diversificate. Un discorso come questo, allora, per esempio, questo sociale, no? sui temi del lavoro, i discorsi che il Papa ha fatto a Genova qualche giorno fa, insomma, dove sottolineava fortemente questa necessità di trovare, cioè di inventare, di mettere proprio a frutto tutte le capacità e le possibilità che un essere umano ha per inventare, potremmo dire, il lavoro, per far sì che sia il lavoro a produrre reddito, non l'assistenza o l'assistenzialismo, perché non produce reddito, perché non salvaguarda la dignità. E questi sono insegnamenti già dati, che la Chiesa ha sempre, in qualche modo, ha sempre proposto, nei quali la Chiesa ha sempre creduto. Credo che siano molto vicini. Qualcuno che forse il Papa esagera in questo soffermarsi su temi strettamente sociali, appunto il discorso del lavoro, quasi accusandolo di entrare in una materia quasi che non è la sua, cioè in un campo che non è direttamente il suo. Anche qualcuno all'interno della Chiesa, non dico il mondo laico, paradossalmente, come sapete, insomma, questo Papa trova una grande accettazione, non voglio dire di più, ma comunque in gran parte del mondo laico, e anche un certo contrasto, una certa opposizione all'interno della Chiesa, proprio perché è un inedito non da poco, è una presenza, il pontificato di Papa Francesco è qualcosa, secondo me, a mio giudizio, di profondamente innovativo, profetico, diremmo, no, con un termine tecnico, per i quali, come io uso spesso dire, forse non tutti i cristiani ancora erano pronti ad affrontare una novità di questa portata.
per quanto non sia un ragazzino, per quanto sia un uomo di 80 anni, quindi una persona che vive, come lui spesso la chiama, la sua nonnità. Lui spesso fa riferimento ai nonni, anche ieri pomeriggio, ieri sera, nel discorso che ha tenuto in Basilica, a San Giovanni, ai fedeli, ai parroci della diocesi di Roma, appunto, ha ribadito nuovamente sul tema dell'educazione, eccetera, questo fatto che i nonni, le radici, sono qualcosa di importante, che vanno rivalorizzati e che darebbero un grande contributo, possono dare un grande contributo alla crescita degli adolescenti, dei più piccoli, e quindi alla crescita dell'intera società. Io credo quindi che idealmente c'è un chiaro contatto tra una riflessione ambientale e una riflessione sociale, perché va da sé che quando parli di un uso smodato, no, di alcune risorse, di un uso disordinato o di un abuso di quello che la madre terra o questa casa comune, come la chiama nell'enciclica, ci offre, un uso smodato o un abuso, chiaramente questo fa degenerare tutto un circuito. Spesso nell'enciclica il Papa parla di questa visione globale, cioè di questa visione unitaria proprio della persona umana, e in quanto tale, oltre alla persona umana, anche di tutto quello che contribuisce al progresso, alla crescita, alla maturazione della persona umana, non solo i grandi ideali, i grandi principi, no? Che rischiano di rimanere un po' astratti, ma soprattutto le cose spicciole della vita di ogni giorno, soprattutto gli atteggiamenti della vita di ogni giorno, che possono fare la differenza e che nel caso, per esempio, di una riflessione ambientale, effettivamente sono la discriminante, perché a partire da un atteggiamento individuale, da come ci si relaziona, non so, alla carta che butti per terra o alla raccolta differenziata o cose di questo genere, come si vivono queste esperienze, che poi dal piccolo si può arrivare al grande. Allo stesso modo di come l'attenzione a una piccola impresa, a una piccola fabbrica, a una situazione che magari coinvolge poche persone, non solo una grande industria con migliaia di operai e di dipendenti, un'attenzione a una piccola realtà può essere di grande aiuto, di sostegno, addirittura può essere un volano per ristabilire quel criterio, quell'ordine di cui necessariamente una società, in modo particolare la nostra società italiana, hanno bisogno in questo momento per uscire da una crisi profonda. Ma questo non lo devo dire io, cioè sicuramente tutti voi in maniera ancora più autorevole di me possono dire che significa la crisi in questo momento del mondo del lavoro, e quindi la crisi che non è del mondo del lavoro in astratto, ma delle persone, famiglie, situazioni singole, individuali, che si ritrovano appunto licenziati o cassa integrazione e compagnia bella. Tutto questo non può sfuggire all'attenzione della Chiesa, non sfugge all'attenzione del Papa, e certamente una riflessione che dovrà trovare necessariamente, secondo me, anche maggiore spazio. Io lo dicevo anche prima, parlando un po' anche con lei, del fatto che l'enciclica è uscita in un momento in cui c'erano già due altre riflessioni grandi, una previa e una successiva, cioè di altri due documenti importanti che il Papa ha fatto, per cui rischia un po' di essere lasciata sotto silenzio, per quanto anche qui nella nostra diocesi di Roma abbiamo vissuto dei momenti, degli eventi, in particolare quelli legati al 25 aprile a Villa Borghese con l'Earth Day, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, che hanno realizzato delle esperienze, il villaggio globale, il villaggio della terra, che hanno raccolto tantissime persone. Penso e auspico che sia una riflessione che deve continuare, anzi dovrà trovare sempre maggiori addentellati e, se permettete, anche maggiori contatti, rapporti con voi, col vostro mondo, col mondo delle imprese, col mondo di chi il lavoro lo inventa e lo produce. Credo che da questo raccordo possano venire veramente delle soluzioni importanti, appunto, per aiutare il nostro Paese a uscire dalla crisi in cui vive. Grazie. Grazie mille, Monsignor Lo Iudice. Allora, io vorrei approfittare del fatto di avere questo tavolo, diciamo, i rappresentanti di tre mondi diversi, per chiedere loro, per far loro una domanda su come considerano il ruolo delle innovazioni e delle tecnologie.
perché quando parliamo di economia circolare parliamo anche e soprattutto di innovazione e tecnologie. Chi fa economia circolare dal punto di vista industriale, per esempio, si occupa di legare fibre vegetali con fibre animali, di produrre polimeri innovativi da scarti agroindustriali e cose di questo tipo, che sono tutte questioni sulle quali servono innovazione e tecnologie. Ma pensate anche solo a che cosa sarebbe stata l'analisi dei cambiamenti climatici senza l'innovazione delle tecnologie sotto profilo scientifico. Se noi non avessimo avuto i dati satellitari, probabilmente Hansen nel 1987 non avrebbe potuto presentare il primo report al Senato sui cambiamenti climatici. Sì, il primo report alla politica da parte del mondo della scienza sui cambiamenti climatici è del 1987, per cui è da un po' di tempo che sappiamo come stanno andando le cose. E probabilmente non sapremmo del dato devastante che è stato diffuso l'altro giorno dalla NASA sullo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Bene, sono 230 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno che si annulla, perché i numeri quando sono troppo grandi non significano nulla. Ho fatto un po' di divisioni su questo dato della NASA. Bene, sono 9.000 tonnellate di ghiaccio al secondo, tutti i secondi dell'anno globale, d'accordo? E noi non potremmo avere, d'accordo? E noi non potremmo avere tutta questa massa di dati che probabilmente ci aiuteranno nei prossimi decenni nelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, nel salvaguardare risorse idriche, risorse di suolo, nel salvaguardare l'agricoltura e cose di questo tipo. Ecco, allora, io a questo tavolo ho tre mondi differenti: il mondo degli ambientalisti, il mondo delle imprese e il mondo della fede. E a tutti e tre, con una risposta estremamente sintetica di un minuto al massimo, vorrei chiedere che cosa si aspettano dall'utilizzo di scienze e tecnologie nei rispettivi mondi. Prego Rossella. Beh, innanzitutto credo che ci debba essere sempre più fortemente un collegamento col mondo della scienza e dell'innovazione, legato anche al mondo della formazione in questo paese. È un passo assolutamente che manca. Questa divisione settoriale a compartimenti stagni non aiuta il ruolo del nostro paese. Sicuramente il fatto che il MIUR, per esempio, non si interroghi su l'innovazione nel sapere e nella formazione rispetto ai temi ambientali. Io ricordo che in ingegneria a Napoli si continua ad insegnare che la combustione è la via principe per risolvere il problema dei rifiuti nel nostro paese, e questo è un problema, e non è un problema da ambientalisti, è un problema rispetto a una formazione che rischia di creare un'altra generazione di disoccupati, perché non avere contezza invece anche dei dati, degli elementi che ad esempio Tomasi illustrava nel mondo degli oli esausti, ma in generale in tutti qualsiasi sia il tema che si affronta, c'è una necessaria consapevolezza e uno sguardo verso il futuro che è alla base della scienza sicuramente, della ricerca, ma anche della formazione, perché se no rischiamo di tagliare le gambe a questo paese rispetto invece a un ruolo che noi potremmo avere a livello internazionale, in Europa sicuramente. L'esperienza dei consorzi da questo punto di vista è un esempio di come l'Italia ha delle cose da insegnare al di fuori dei propri confini, ma abbiamo bisogno anche di una generazione di ingegneri, architetti, professionisti che su questo sappiano cogliere la sfida e portare il paese ancora più avanti. Ed è per questo che noi non ci possiamo più permettere
ministeri che ragionano in maniera separata senza interagire tra di loro, penso in particolare al MISE, all'ambiente e al MIUR, perché questo vuol dire appunto minare alle basi la possibilità che il paese su questo invece innesti un potente piano industriale, come credo sarebbe ora di fare. Bene, dottor Tomasi. La domanda è molto impegnativa, la risposta non sarà semplice, spero di concretizzarla con poche parole. Fondamentalmente noi abbiamo bisogno di alcuni riferimenti sui quali essere tranquilli, perché quello che ci si prospetta nei prossimi anni sarà un qualche cosa di molto contrastato, nel senso che vivremo delle realtà sostanzialmente legate alla spinta migratoria, ad esempio, alla necessità di un riparto diverso di quelle che sono le risorse. Non possiamo negare ad alcuni le nostre disponibilità. Insomma, ci saranno dei problemi estremamente importanti e forti che in qualche maniera segneranno anche lo sviluppo di quello che noi sa che saranno i nostri prossimi anni. Per tornare alla domanda e quindi sapere se la tecnologia ci aiuterà e come provvederà a risolvere i nostri problemi, io sono abbastanza fiducioso, nel senso che se noi dovessimo valutare quello che sono stati gli ultimi 30 anni nel mondo, noi ci accorgiamo che è cambiato tutto, dalla globalizzazione che non c'era e che adesso c'è, alle tecnologie, siamo andati nello spazio, stiamo facendo rivoluzione in termini gestionali, comportamentali, insomma è chiaro che la difficoltà sta nel gestirle, queste che sono le problematiche che stanno avanzando, e questo forse sarà l'aspetto più importante. Lo vediamo anche attraverso quello che poi è la regolamentazione che in qualche maniera sentiamo come carente, per esempio in Italia. Noi soffriamo un po' tutti quanti, coloro che sono in questa stanza, di mancanza di presenze di coloro che poi devono orientare il nostro futuro. Questo forse è uno degli aspetti più delicati, perché noi lavoriamo, cerchiamo di sforzarci nel migliore dei modi, cerchiamo di valorizzare quello che riusciamo a fare, ma poi non ci vediamo incasellati in un discorso di sviluppo armonico che poi dovrebbe essere dato alla politica come elemento fondamentale. Allora l'aspetto è legato sostanzialmente a questo. La pericolosità che io vedo per il prossimo futuro è che non ci sia una struttura politica che possa adeguare il nostro sviluppo per i prossimi anni, tenendo conto che senza di quella potremo avere disperse mille risorse che invece oggi potenzialmente abbiamo. Insomma, non è pensabile che l'Italia abbia il più basso sviluppo in termini di produttività, mentre tra gli anni 70 e 90 siamo stati quelli che marciavamo con valori prossimi al 7% all'anno. Oggi siamo allo 0,5, forse nemmeno ci siamo arrivati, mentre la media europea supera 1,5. Allora c'è qualcosa qui dentro e nella nostra povera Italia che non funziona bene. Dovremmo cercare tutti quanti e tutti insieme, perlomeno per l'aspetto che ci riguarda direttamente, cioè la difesa dell'ambiente, di fare sinergia e di essere veramente propositivi in modo di poter far cambiare questa politica che tanto ci lascia desiderare per i problemi che noi vediamo come centrali per il nostro lavoro. Bene. Grazie mille, dottor Tomasi. Monsignor Lo Iudice. Sì. Rapporto innovazione e tecnologia e mondo della fede. Penso cito, che la cosa abbia parecchio interesse. Cito alcune righe, proprio per essere sintetici, del capitolo terzo dell'enciclica, dove dice la radice umana della crisi ecologica, dove Papa Francesco dice che a nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla. E poi, è giusto rallegrarsi per questi progressi in generale ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue novità,
perché la scienza e la tecnologia, e qui cita un passo di Giovanni Paolo II, sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio. E poi ancora sotto, la tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l'essere umano. Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente medicina, ingegneria, eccetera. E come non riconoscere gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile. E ancora sotto, tuttavia, non possiamo ignorare che l'energia nucleare, la biotecnologia, l'informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. E qui introduce questa parola che secondo me è una parola chiave. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo, bombe atomiche, eccetera. E conclude questo paragrafo dicendo: l'essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell'inconscio, dei bisogni immediati, dell'egoismo, della violenza brutale. In tal senso è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a crescere senza avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo affermare che gli mancano un'etica adeguatamente solida, una cultura e anche una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé. Allora, direi un passo significativo che oltretutto aprirebbe le porte a un dibattito ben più ampio, direi. Ma soprattutto mi dà l'opportunità, diciamo, di chiudere questa tavola rotonda, anche perché penso che dobbiamo fare il break e poi riprendere alle tre, e di chiudere questa tavola rotonda con quella che è un po' tra virgolette una mia ossessione anche nei miei pezzi giornalistici. Io da un po' di tempo mi chiedo, quando scrivo degli articoli, che risultati possano avere. Devo dire francamente che, per esempio, quelli sul clima sono tra quelli che sono meno letti, per esempio, sul web. D'accordo? E allora mi interrogo su come riuscire a suscitare interesse nelle cose che scrivo. Una delle chiavi, diciamo, che ho trovato, che ha un discreto successo, è quella di riuscire a inquadrare in dei contesti più grandi i fatti di cui mi occupo. E il contesto più grande nel quale posso inquadrarlo è quello che usa una parola chiave, una parola semplice, che è la parola chiave futuro. Ecco, io a questo punto chiederei ai miei ospiti, veramente in maniera telegrafica, non voglio parafrasare qualche politico che dice lo diciamo in un tweet, cose del genere, però in maniera telegrafica, come dal loro punto di vista, in base alle cose di cui abbiamo discusso, immaginano il futuro tra 10-15 anni. Rossella Muroni, prego. Penso innanzitutto che il futuro arriverà molto più rapidamente di come noi ci immaginiamo. Trump è uscito dall'accordo del clima, ma come ho detto io dall'inizio, come l'allegamento ha commentato dall'inizio, si può rallentare la storia ma non si può fermare. Credo che ci sia un processo in atto, che sia un processo potente. Sta a noi capire se riusciamo, come dire, a correre tra i primi posti o invece a rincorrere un progresso. Credo che il nostro paese abbia tutte le possibilità per avere un futuro radioso. Noi certamente daremo il nostro contributo. Grazie. Prego.
purtroppo non riesco ad essere ottimista, anche se mi sforzo di farlo. Direi che abbiamo tante situazioni nel nostro mondo, che oramai è diventato così piccolo e così a portata di mano di tutti, che se non si riescano a stemperare queste tensioni che esistono, proprio forse sono strutturate nell'uomo, difficilmente noi riusciremo a trovare una soluzione al nostro problema. Mi spiego meglio. Quello che io immagino è che ci debba essere necessariamente un ruolo diverso da parte delle Nazioni Unite, ad esempio, che servono in qualche maniera a regolare un sistema che di per sé è fatto di troppe individualità, molto spesso in contrasto tra di loro. Insomma, riportare un equilibrio a livello di singola persona per cercare di trovare un equilibrio di carattere generale. Insomma, non ci debbono essere troppe differenze a livello mondiale, lo accennavo anche prima, non possiamo pensare che le risorse siano concentrate in certi territori e altri non ne abbiano. Dobbiamo immaginare che soltanto superando gli egoismi interni noi riusciremo a trovare un equilibrio. Gli egoismi interni che per primo penso che siano radicati nel nostro paese, noi siamo 60 milioni di persone, ognuna è differente dall'altra e ciascuno cerca di manifestare la propria individualità, non si cerca mai il consenso e la collaborazione. Ecco, allora, se noi ripartissimo da un discorso, diciamo, di disponibilità verso gli altri, probabilmente cominceremo a fare qualche passo verso un mondo che poi diventerà migliore. Dal momento penso che quello che sono le tensioni che si trovano un po' dappertutto invece dimostrano il contrario. Insomma, essere meno egoisti e molto più altruisti. Grazie mille. Monsignor Lo Iudice. Il cristiano è di sua natura fondamentalmente ottimista, perché crede che c'è un'azione di Dio presente in alcuni momenti meno visibile, presente nel mondo, nella realtà, nonostante le malefatte degli uomini, nonostante le scelte più sbagliate, a volte più devastanti che vengono fatte, e un'azione di Dio che non è un'azione che determina ovviamente, ma un'azione che accompagna anche le malefatte, non le impedisce ma non se ne tira fuori, il che significa che per quello che un cristiano crede l'onnipotenza di Dio fa sì che anche le situazioni più dure, più sbagliate possano diventare occasioni per una crescita, una maturazione, una riflessione, eccetera. E da qui un'altra provocazione che viene dall'essere, secondo me, sempre consapevoli che esistono fondamentalmente tre tipi di responsabilità. Una responsabilità politico, potremmo dire aziendale, visto che, cioè, di chi detiene, di chi ha in mano la responsabilità di certe situazioni grandi, penso a un presidente di un'industria, eccetera. Una responsabilità collettiva che riguarda una società, un gruppo, può essere anche un condominio, insomma un quartiere, e una responsabilità individuale. Il mio, quello che io faccio adesso, quando mi alzo da questa sedia, esco fuori, torno a casa, faccio quello che devo fare, eccetera. Una responsabilità in funzione di questo bene più grande di me, che è questo bene comune, diciamo così. Se ognuno di noi non mette da parte o non dimentica o non sottovaluta il peso di questa responsabilità individuale, probabilmente fra 15 anni non è detto che avremo risolto i problemi, ma insomma potremo stare anche un pochino meglio di come stiamo adesso. Grazie. Allora, grazie mille. Allora, chiudiamo qui questa tavola rotonda. Ringrazio Rossella Muroni, presidente di Legambiente, Paolo Tomasi, presidente del CONOU, e Monsignor Paolo Lo Iudice, vescovo ausiliare di Roma, per gli interventi e le risposte che sono state estremamente stimolanti. L'appuntamento è alle 15 con l'intervento del dottor Raffaele Tiscar, capo gabinetto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, e poi la terza sessione conclusiva della prima giornata
dell'Ecoforum sull'economia circolare e Marine Litter.